Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi vi proporrò un breve vlog dove vi racconterò della mia esperienza al Coin Up di Roma. Per chi non sapesse, il Coin Up è una sorta di mercatino dell'usato dedicato esclusivamente a videogiochi e a giochi da tavolo. Nonostante sia stata la prima edizione in cui ho partecipato, morivo parecchio dalla voglia di andarci perché ne avevo sentito parlare un gran bene e devo dire che ne sono rimasto piacevolmente sorpreso, anche se con qualche piccola riserva. Prima di iniziare questo breve diario di viaggio, mi raccomando, sapete l'andazzo. Lasciate un like se il video vi piace, o anche sulla fiducia, e iscrivetevi al canale se siete nuovi. Iniziamo! Premetto vuol dire che forse uno dei due piccoli difetti che ho riscontrato in questa edizione è l'ubicazione della manifestazione, perché se da una parte viene indicata come Roma, in realtà siamo più vicini a Ciampino che a Roma, perché il Palacavicchi, dove si è svolta questa edizione del Coin Up, è proprio a Ciampino, è fuori dal raccordo romano e quindi per chi è motorinizzato come me non è semplicissimo arrivarci. Non è un difetto in assoluto, ma per me ecco sarebbe stata più comoda una manifestazione leggermente più vicina. Però detto questo, devo dire che da subito, una volta entrato, la prima occhiata ha già ripagato tutto quanto il viaggio. C'erano parecchi stand variegati tra di loro, c'era anche tanta gente, con mia grande sorpresa, una grande quota femminile. Non l'avrei mai detto che ci sarebbero state molte donne a rovistare tra retro game e giochi da tavola, ma sono stato felicissimo di essere sorpreso. E quindi quest'unica area espositiva abbastanza ampia è stata sempre piena di gente e di cose da fare. Questo è uno dei punti migliori dell'esperienza: ogni stand aveva qualcosa di proporre e si differenziava dagli altri, e molti erano stand addirittura interattivi, quindi si potevano provare dei cabinati dell'epoca, ma anche dei custom made, perché c'erano dei banconi che proponevano proprio delle loro creazioni. C'era lo stand di un pub romano che si chiama Arcade and Food, che faceva provare i cabinati che di solito hanno all'interno del loro ristorante, così come c'erano delle postazioni con retro gaming d'epoca e si poteva giocare per esempio al Super Nintendo, al Sega Mega Drive, su delle televisioni a tubo catodico, e questo secondo me catturava perfettamente lo spirito del retro gaming. Quindi non era soltanto un'occasione per andare e spendere, ma anche per ritrovarsi e creare delle situazioni divertenti dove riscoprire la socialità e soprattutto l'essenza del co-op locale. Detto questo, io adoro andare in giro per mercatini e rovistare tra videogiochi, e devo dire che qui c'era proprio la quintessenza di questa attività un po' da nerds e figli di paps, ovviamente. Questo perché essendo tutti rivenditori diversi, tutti anche privati o magari negozi della realtà romana e non solo, ognuno aveva la sua disposizione e quindi, anche se non era vastissima come manifestazione, c'era il rischio un po' di perdersi, perché andavano rovistati bene tutti quanti gli stand e non c'era una vera e propria soluzione di continuità tra l'offerta dei vari banconi. E quindi non solo bisognava stare là e spulciarsi uno a uno tutta la loro offerta, ma dopo un po' si perdevano anche punti di riferimento e quindi magari ero stordito e dicevo: ah, questo bancone ancora non l'ho visto. No, l'ho appena visto. Ok, allora torno di qua. No, questo già l'ho visto. Ah no, ma questa cosa mi è nuova. Era quasi necessario iniziare a prendere appunti o iniziare a prendere dei punti fermi su cui basarsi e iniziare soprattutto a farsi una lista della spesa mentale, perché senza di quella il rischio è quello o di comprare cose a caso o di non comprare nulla perché catturati dall'indecisione. Proprio per questo, un punto fondamentale, una delle cose migliori di questo Coin Up, ragazzi, erano i prezzi, perché gli stand erano gestiti tutti quanti o da professionisti del settore o da semplici appassionati di retro gaming che magari stavano liberando parte della loro collezione. In realtà il 90% degli espositori mi ha detto: guarda, io mi devo liberare spazio perché se no mia moglie non mi fa più entrare a casa. Li capisco perfettamente, e quindi i prezzi non erano da sciacallaggio e soprattutto non ci si aspettava di avere davanti degli affaristi. Quindi la cosa più divertente era di interagire con i vari stand, non solo per avere un eventuale sconto, che comunque mi è sempre stato fatto, ma soprattutto anche per condividere la propria esperienza e la propria passione. E questo secondo me è bellissimo. Quindi i prezzi erano interessanti e soprattutto c'erano dei pezzi molto 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 top, rari. La mia fede ha vacillato un pochino, perché non vi nascondo che ero un po' indeciso, cioè se andare sulla quantità o sulla qualità, se prendermi
qualcosa di super raro e fermarmi là, o magari un pezzo non avrei trovato più da nessuna parte, oppure se accumulare vari titoli a prezzi convenienti che magari si trovano un po' ovunque, anche al GameStop, ma magari qui li avrei pagati molto di meno. E tra le cose più interessanti che ho visto c'è stato di sicuro un Twin Famicom pazzesco, il Barcode Butler a un prezzo super vantaggioso e anche il Power Glove, che lo stavo per prendere se non avesse avuto un difettaccio al box che era sfondato malamente. Alla fine ho puntato sulla quantità più che sul pezzo raro singolo e ve lo dico da subito, gli acquisti li andremo a vedere su un altro video perché sono tantissimi e li voglio dedicare il tempo giusto. Però allo stesso tempo vi devo dire la cosa che forse mi è piaciuta meno. Dovete sapere che mi sono portato alcuni titoli di cui mi sarei voluto liberare, ma non per monetizzare, ma semplicemente per prendere delle versioni magari italiane dello stesso titolo. Quindi tutti questi titoli che ho cercato di far valutare per avere una permuta in cambio della versione che mi interessava di più, è chiaramente più facilmente vendibile. Non è che mi aspettavo che le mie copie venissero valutate esattamente come il prezzo della versione che mi interessava. In realtà le valutazioni sono sempre state fatte abbastanza a cazzo di cane, mi dispiace dirlo, tanto che per quanto io volessi queste edizioni italianissime, alla fine non ho permutato nulla, non ne valeva la pena e questo un po' mi è dispiaciuto. E per finire, a parte i giochi da tavolo, che comunque ho visto delle tavole imbandite con l'Isola di Fuoco e mi si è proprio acceso un senso di nostalgia incredibile, il momento più interessante è stato verso l'orario di chiusura ed è lì che ho fatto gli affari migliori, perché ovviamente i proprietari erano disposti a dar via più roba possibile anche applicando degli sconti a volte significativi. Detto questo, è stata un'esperienza super positiva, sono stato felicissimo di avere delle interazioni, diciamo, più corpose, più umane, piuttosto che un semplice click su eBay, e mi fa piacere di aver conosciuto tanti altri appassionati che più o meno condividono tutti quanti la stessa storia e lo stesso triste destino. Comunque ragazzi, ci vediamo prossimamente in settimana per il video sugli acquisti, vi farò vedere la pila di tutto quello che c'è senza svelarvi però cosa ho acquistato. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, indovinate, lasciate like, iscrivetevi al canale se siete nuovi e grazie per aver guardato anche questo video. Io sono il Poro Michele dal CoinUp, ciao!